vedremo anche l'ordine di tiro. Speriamo che la trasmissione sia fluida, se dovesse saltare la linea chiaramente non è nostra responsabilità, perché vi ricordiamo che tutto questo è possibile grazie alla collaborazione di Sportbull Diffusion, che ci concede le immagini di questi spareggi. Mentre intanto vediamo i 5 scambiati tra i giocatori della Borgonese. Vediamo, possono quindi cominciare questi spareggi. E Cavallo che gioca per primo. Fallisce l'accosto Cavallo. Borgonese che quindi inizia questi spareggi con un errore. Ed ora è il turno di Berò. Ecco l'accosto di Berò, posizione centrale per lui. Distanza di 15 metri. Le due. Buona la boccia di Berò. E quindi avanti 1-0 Saint-Vulbas. Inizia scassa il tiro per la Borgonese. Con la rincorsa di scassa e colpisce scassa. C'è l'errore per Jérôme Benoît e quindi uno pari dopo la prima boccia punto e la prima bocciata. Perfetta parità tra Borgonese e Saint-Vulbas. Ora è il turno di Parise. Nel cerchio la boccia di Parise, quindi altro punto per la Borgonese, adesso 2-1, ma Borgone che ha giocato una boccia in più. Ed ora è Tignan è il secondo giocatore che va in accosto per Saint-Vulbas. C'est une boule qui est glissée. C'est forte. Errore per Tignan. E quindi 2-1 per la Borgonese. Ora è il turno di Matteo Mana.
per mano, storto, decisamente storto sulla sinistra. Ed ora è il turno del recordman del tiro di precisione, Sébastien Bollée. 63. Allez. Sébastien Bollée, donc, tire au but pour égaliser. Frappé. Colpisce Sébastien Bollée che impatta lo score, quindi due pari. E adesso ultima serie a punto ed ultima serie imbocciata. E appunto gioca Olivetti per la Borgonese. Borgonese. Che un bel gol nel cerchio, la boccia di Olivetti. Ed ora è il turno di Murg, è il turno di Sébastien Murg per il Saint-Vulbas, di vantaggio di 3-2. Per la Borgonese, che però ha giocato una boccia in più. Voilà, petit réglage de la caméra en direct, puisque notre ami Walter Alizini avait légèrement bougé la caméra. Voilà, sorry. Nel cerchio la boccia di Murg, quindi tre pari. Tre pari, ultima serie sul tiro. Borgonese che può schierare Jurek Oziek, Cedric Roche per Saint-Vulbas. Champion d'Europe en simple, champion du monde également. On est à trois partout. Colpisce Jurek Oziek, bravissimo, quindi 4-3 per la Borgonese. Ora un errore di Roche manderebbe la Borgonese ai quarti di finale della Coppa Europa. Errore per Roche, quindi Borgonese che si qualifica per i quarti di finale della Coppa Europa battendo Saint-Vulbas per 4-3 agli spareggi. Errori di Benoit e Roche e Tignat per Saint-Vulbas, errori di Mana e Parise per la Borgonese. E quindi avremo tre squadre italiane ai quarti di finale della Coppa Europa. Disperazione chiaramente tra i giocatori di Saint-Vulbas.